128 anni di storia, tre campioni del mondo, nel remo e nella vela, un titolo continentale nel parasport. È l'immagine 2019 della Canottieri Garda, autentica polisportiva del Benaco. Una storia che parte nel 1891 incrociando personaggi importanti come Gabriele D'Annunzio, i suoi agonali del remo con in palio la Coppa del Liutaio. E arriva ai giorni nostri con le nuove stelle, con la stella che è proprio il simbolo della Canottieri stessa. Sono il 18enne milanese Davide Di Maria, capace di vincere l'Iride sull'Atlantico di Cadice in Spagna come prodiere del tre volte alle Paralimpiadi Fabrizio Olmi. I due conquistano l'oro nella nuova flotta dell'RS Venture, sempre nella vela Carlo Fracassoli con Fonda e Lagi e nuovamente campione del mondo con il monotipo Majors 24 e Antonio Squizzato è il campione d'Europa del singolo del 2.4 del parasport. Nella disciplina del remo, l'altro atleta sul tetto del mondo, è Laura Meriano che si impone nel 15° campionato mondiale di canottaggio Under 23 nelle acque della Florida con il 4 con azzurro che comprendeva nel suo equipaggio Claudia De Stefani, Giorgia Pelacchi, Benedetta Faravelli e la timoniere Diletta Di Verio. La Meriano, che difende i doppi colori di canottieri garda e carabiniere, è poi sempre nel 2019 campionessa italiana sulla distanza olimpica e del fondo, e il più soddisfatto dei suoi atleti è il presidente Marco Maroni. Quest'anno abbiamo ottenuto dei risultati veramente importanti, con tre titoli mondiali, due alla vela e uno a canottaggio, e oltre a diverse affermazioni a livello nazionale, titoli italiani e altre importanti risultati da parte dei nostri atleti di tutte le discipline, quindi dal punto di vista sportivo siamo molto soddisfatti.